Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di Clank, eccolo qua. Un gioco da 2 a 4 giocatori, si tratta di un deck building, se non ricordo male il primo del suo genere, che abbina la meccanica appunto del deck building con quella del movimento su mappa o comunque di azioni da poter fare su un'altra mappa a parte dedicata. Andiamo subito a vedere il setup. Dopo aver ovviamente scelto il lato del tabellone che si vuole, averlo posizionato sul tavolo, ogni giocatore prende il mazzo delle carte iniziali composto da 6 svaligiare, 2 inciampare, 1 girare, 1 scattare. Quindi lo mescola e lo mette davanti a sé. Prende poi tutti i cubetti del proprio colore e il meeple corrispondente e li mette davanti a sé, anche questi. Si prendono poi gli artefatti, che sono quelli esagonali, e si mettono tutti sugli appositi spazi. Gli artefatti hanno gli spazi assegnati, per cui qui che c'è scritto 15 va posizionato obbligatoriamente quello di valore 15. Se si gioca in 4, gli artefatti vengono messi tutti e non c'è problema. Se si gioca in 3, se ne toglie uno. Se si gioca in 2, se ne tolgono due. In questo esempio per 2 mancano gli artefatti 5 e 10, che quindi vengono riposti nella scatola. Si mettono poi sugli appositi spazi gli artefatti maggiori, quelli grandi tondi, e gli artefatti minori. Senza guardarli, quelli che non vengono messi vengono riposti nella scatola. Sulla zona del mercato vengono messi i segnalini chiave, zaino e corona. Nella stanza dell'altare poi vengono messi i tre idoli scimmia: non vedo, non sento e non parlo. Per ogni giocatore partecipante viene passato vicino alla plancia i gettoni maestria, che sono dei punti bonus che poi vediamo come si possono prendere. Viene poi piazzata la riserva delle monete d'oro sempre vicino alla plancia a disposizione dei giocatori. Viene poi piazzato il meeple del drago a seconda del numero di giocatori, 4, 3 o 2. Più è alto il drago in questo tracciato, più sarà furioso e i suoi attacchi saranno dolorosi. Si prendono poi i cubetti neri, che sono 24, e vengono messi nella sacca del drago. Poi si prende la carta Goblin, il mazzetto delle carte Mercenario, il mazzetto delle carte Esplorare e il mazzetto delle carte Tomo Segreto, e si mettono a disposizione di fianco al tabellone. Quindi si mescola il mazzo delle carte Dungeon, lo si mette vicino al tabellone e si scoprono le prime 6 carte per formare la riserva. Se durante questo procedimento, come in questo caso, vengono estratte delle carte con questo simbolo del drago, eccolo qua, le carte appunto con questo simbolo vengono tolte e vengono rimescolate nel mazzo e rimpiazzate con altre carte finché tutte le carte, le 6 carte iniziali, sono senza il simbolo del drago. Ogni giocatore poi prende il proprio meeple e lo posiziona sulla bandiera, dove è praticamente la casella di partenza. Ogni giocatore pesca anche 5 carte dalla cima del proprio mazzo per formare la propria mano iniziale. Come ultima cosa, bisogna decidere chi comincia la partita. Il primo giocatore piazzerà 3 segnalini Clank nell'apposito spazio, il secondo 2, il terzo 1 e l'eventuale quarto nessun segnalino. Nel nostro esempio, perciò, partirà per primo il verde e per secondo il giallo. Si è quindi pronti a cominciare la partita. Bene, lo scopo del gioco è presto detto: i giocatori devono scendere nei sotterranei, arraffare quante più tesori possibili e poi scappare di filata verso l'uscita prima che il drago li acciuffi e li riduca in un arrosto. Il gioco si svolge in una serie di turni consecutivi fra i vari giocatori, in senso orario ovviamente, in cui il giocatore di turno deve giocare tutte le carte che ha in mano, fare le azioni relative presenti sulle carte, dopodiché pescare altre 5 carte e passare la mano al giocatore alla propria sinistra. Le carte giocate ai giocatori possono presentare da 0 a 3 tipi di risorse che vengono generate quando le carte stesse vengono giocate. Ad esempio, questa genera risorse per acquisire nuove carte. Il costo delle carte è indicato in basso a destra per ogni carta. Quindi, ad esempio, per comprare questa carta bisogna avere 4 punti abilità.
quelle blu. Quando le carte vengono acquisite, bisogna metterle nella pila degli scarti, quindi non sono subito disponibili durante il proprio turno, ma vengono appunto prese, messe negli scarti e poi quando verrà rimescolato il mazzo ci sarà la possibilità di pescarle. Gli stivali invece permettono al giocatore di muoversi sulla plancia seguendo le strade. Ci sono poi dei vincoli da seguire, per esempio questo ha un senso unico, perciò non si può andare di qua, si può solo andare in questo senso qui. Ogni tratto di strada costa uno stivale, questo indica che bisogna pagare due stivali. Questo è bloccato, bisogna avere la chiave, ma comunque di massima basta sapere all'inizio che un punto movimento corrisponde a un tratteggio sulla mappa. Poi ci sono le spade che vengono utilizzate per sconfiggere i mostri che siano presenti nella riserva, che sia il goblin sempre presente, quindi chiamiamolo goblin portatile, o che siano sulla mappa. Per esempio, per passare qui, oltre ad avere uno stivale, bisogna anche avere due spade, altrimenti si perdono due punti vita, una per ogni mostro non ucciso. Il verde, ad esempio, come primo turno pesca queste tre carte. Gli inciampari sono carte non solo morte ma dannose, non danno niente, ma in più danno un clank. Un clank significa che il giocatore verde ha fatto rumore, e quindi per ogni carta clank che contiene un clank, insomma, nel testo che giocherà, dovrà mettere un cubetto nella zona dei clank, quindi in questo caso due. Le altre tre carte sono tre svaligiare che ci forniscono un punto abilità ciascuno per acquisire nuove carte. Il giocatore verde decide di spendere questi tre punti per acquisire un esplorare. Le carte esplorare, mercenario e tomo segreto sono presenti in molteplici copie e possono essere acquistate più volte da vari giocatori. Normalmente invece queste, quando vengono acquistate, devono essere rimpiazzate a fine turno. Finito il proprio turno, quindi il giocatore mette tutte le proprie carte nella zona degli scarti, compresa quella acquisita, pesca 5 nuove carte, eventualmente rimpiazza delle carte se sono state acquisite, non è questo il caso, e quindi passa la mano al giocatore giallo. Il giallo pesca e ottiene queste carte. Anche lui ha un inciampare, quindi deve per forza mettere un clank nella zona destinata ai clank, e poi ha tre svaligiare e uno scattare. Ottiene quindi un punto movimento dato dallo stivale, quindi può prendere la propria meeple e metterlo nella stanza successiva. Inoltre ha 4 punti per acquistare. Il giocatore giallo decide di comprare il piccone. Il piccone fornisce 2 spade per combattere, 2 punti a fine partita. Tutti i pallini verdi che ci sono in giro, anche per esempio sugli artefatti o su anche sugli idoli, scimmie, eccetera, sono punti che vengono quindi sommate a fine partita, e questo ne fornisce 2. Inoltre, ogni volta che questa carta viene giocata, si attiva il testo della carta, che in questo caso dà 2 monete al giocatore che la gioca. Anche le monete, oltre che per acquistare determinati oggetti, come vedremo dopo, danno punti a fine partita. Ogni moneta è un punto. Quindi anche lui metterà la carta appena acquisita negli scarti. Dopo aver passato, il giocatore, oltre a pescare, deve rimpiazzare la carta appena acquisita. Quindi prende la prima carta e viene messa a disposizione. Tocca quindi al giocatore verde, che ha 2 movimenti e 4 punti per acquistare. I 2 movimenti lo portano in questa stanza, i 4 punti li usa per prendere 2 mercenari. Si possono qui infatti comprare più carte durante il proprio turno, a patto di avere i punti sufficienti per acquistarle. Siccome il mazzo di pesca è finito, il giocatore prende tutto il mazzo degli scarti, lo mescola ovviamente, e poi pesca 5 nuove carte da utilizzare il turno successivo. Nessuna carta è stata presa da qui, quindi non viene rimpiazzata nessuna carta. Il giocatore giallo ovviamente ha un altro inciampare da mettere, ha una carta a girare che gli permette di muoversi di uno spazio, e poi ha 3 punti per acquistare. Lui decide di acquistare questa. Questa carta gli dà un punto, è un compagno, che è una parola chiave che viene attivata con certe carte, gli dà queste risorse, ovvero 2 punti abilità e una spada. Inoltre avrebbe un potere speciale che, quando acquistata, gli ridarebbe un punto vita. I punti vita sono indicati qui sotto. Tutti i giocatori partono senza ferite, man mano che il giocatore verrà ferito dovrà coprire gli spazi con i propri cubetti. In questo caso, ad esempio, avrebbe permesso al giocatore giallo di togliersi un cubetto ferita in modo da appunto curarsi. Comunque, essendo già curato del tutto, questo non avviene. L'abilità acquisto, da notare, viene appunto fatta solo quando acquistata, non è come l'abilità del piccone che abbiamo visto prima, che
avviene ogni volta che viene giocata, ma solo una volta quando viene acquisita. Se non si può sfruttare, è persa. Anche il giocatore giallo ha finito il mazzo, quindi mescola gli scarti ovviamente per pescare 5 nuove carte, dopodiché deve rimpiazzare la sesta carta. Ecco qua, questo è un mostro. Per essere sconfitto bisogna utilizzare 3 spade. Ha delle condizioni per poterlo combattere, ovvero si può combattere solo nelle grotte di cristallo, e dà un bonus di vittoria pari a 3 punti abilità da spendere immediatamente nel caso in cui venga sconfitto. Il giocatore verde al suo turno ha pescato un altro clank, un altro inciampare, e poi ha queste 4 carte. Queste carte gli permettono di fare 2 movimenti. Può decidere quindi se muoversi verso destra o verso il basso. Per fare questo movimento, ricordo, ci vogliono 2 passi che lui avrebbe. Oppure può andare qui. La particolarità delle grotte di cristallo è che ti annulla tutti gli stivali che hai. Perciò se anche, come in questo caso, si hanno 2 passi, quando si entra in una grotta di cristallo tutti gli stivali rimasti vengono azzerati, quindi non ci si può più muovere per il resto del turno. Anche quelli futuri, eventualmente, se ci fosse possibilità di pescare delle carte e uscissero degli stivali, vengono comunque azzerati. Fa questa mossa comunque perché con 4 spade può ammazzare il golem di cristallo. La carta viene scartata, il giocatore ottiene 3 punti vittoria, 3 punti abilità, scusate, da sommare a quelli già presenti, quindi 6 punti abilità. Il giocatore verde decide di comprare la mappa del tesoro, che semplicemente quando giocata gli fornisce 5 monete. Il giocatore passa al turno e a questo punto vengono rimpiazzate 2 carte. Vediamo un po' cosa salta fuori. Ci sono 2 effetti particolari su queste 2 carte, il drago e questo punto esclamativo. Questo punto esclamativo indica che alla comparsa succede un effetto. In questo caso ogni giocatore piglia un clank e quindi viene piazzato per ogni giocatore un cubetto nel relativo spazio. Dopodiché si attiva anche questo, anche se è stata giocata prima si mettono giù le carte, si guarda se ci sono delle comparse, come in questo caso degli effetti di comparsa, poi si attiva l'attacco del drago. Quando il drago attacca bisogna prendere tutti i segnalini presenti sulla zona del clank e si mettono dentro il saccoccia del drago. Si mescola ben bene e si pescano dal sacchetto tanti cubetti quanta è la furia del drago, in questo caso 3 cubetti. Se come in questo caso avviene l'estrazione di un cubetto nero, il cubetto nero viene messo da parte, non rimesso nel sacchetto, ma viene tolto e non accade niente. Vediamo gli altri 2 cubetti cosa danno. Ecco, guarda, 1 a testa. Questo significa che il drago ha ferito i 2 giocatori, quindi si mettono i 2 cubetti sul primo spazio delle ferite. Viene da sé ovviamente che quando tutti i cubetti sono stati messi, cioè quando non c'è più spazio e si raggiunge lo scheletro, il giocatore relativo muore e potrebbe anche comunque vincere, vedremo dopo. Dopo aver fatto questa cosa, il turno passa al giocatore successivo, ovviamente il giallo, e si ricomincia. Il giallo pesca queste carte, un altro inciampare. Dopodiché ci sono 2 movimenti, 2 attacchi e 2 punti abilità. Decide di fare prima i 2 movimenti, quindi decide di spostarsi là. Quando un giocatore entra dove c'è un segreto minore o maggiore, lo gira subito e ottiene il bonus indicato. Ecco, allora questo è un uovo di drago, quindi il giocatore ottiene 3 punti a fine partita, però il drago non è proprio contento che gli sono state rubate le uova, quindi si incacchia un pelino e sale come indicato dalla freccia qui. Dopodiché usa i 2 punti spada, delle 2 spade, non può uccidere l'osservatore perché ce ne vogliono 3, ma uccide il goblin. Il goblin è un mostro sempre disponibile che, quando si hanno appunto 2 spade che non si possono utilizzare per fare niente, semplicemente lo si uccide e si guadagna una moneta. Inoltre il fatto di giocare il piccone gli fornisce altre 2 monete, quindi il giocatore ottiene un totale di 3 monete. Ha poi 2 punti per comprare e il giocatore decide di comprare il signor Baffetti. Passa e viene rimpiazzata la carta. Ora che ho spiegato la meccanica di base del gioco, vediamo esattamente come si fa a finire il gioco e cosa serve il mercato. Ogni qualvolta un giocatore è in una zona in cui è presente un artefatto,
può decidere di acquisirlo oppure di lasciarlo dov'è. Questo perché? Perché innanzitutto si può tenere un solo artefatto per giocatore, quindi una volta preso te lo tieni ed è tuo per tutta la partita, non lo puoi neanche lasciare. Inoltre, quando l'artefatto viene acquisito, il drago si incacchia. Come dicevo, si può tenere solo un artefatto a meno che non si abbia lo zaino, e qui entra in scena il mercato. Per poter acquisire le merci del mercato bisogna essere in una zona con questo simbolo qui. In questo caso, in questa mappa, sono queste quattro qui. Bisogna pagare 7 monete d'oro e poi si può prendere una delle tre merci presenti sul mercato. Il primo, come abbiamo visto, è lo zaino. Oltre a darti 5 punti, ti consente di prendere un secondo artefatto. La chiave invece ti permette per tutta la partita, anche questa, di ottenere ovviamente 5 punti, ma anche e soprattutto di passare attraverso le zone in cui c'è il lucchetto, che può essere qui, qui, eccetera, in tutte le zone. Non è un bonus usa e getta, ma ripeto, lo puoi usare infinite volte fino alla fine della partita, per passare quanti lucchetti vuoi. Infine ci sono le corone, che sono in taglio da 10, 9 e 8, che praticamente ti dà la possibilità di pagare 7 monete, che sono in realtà 7 punti a fine partita, per prenderne 10, poi un altro giocatore o anche lo stesso per prenderne 9, e infine l'ultimo che può prenderne 8. Ogni volta che si entra invece in una zona con il cuore, semplicemente si rimuove una ferita dalla propria zona dei punti vita. Come abbiamo detto prima, ogni volta che si passa dove c'è un mostro, si perde un punto ferita per ogni spada che non si ha quando lo si attraversa. Infine, questo simbolo è come nel Risico, semplicemente, per diciamo così, questa zona è collegata con questa e viceversa, si può andare di qua e di là. Ci sono poi gli idoli scimmia, che vengono acquisiti ogni volta che un giocatore entra sullo spazio altare, ne prende uno. Gli idoli forniscono 5 punti ognuno. Una volta che un giocatore ha acquisito un artefatto, lo mette davanti a sé, a quel punto il giocatore che ha preso l'artefatto può cominciare a pensare di tornare in superficie. Infatti non si può tornare in superficie senza un artefatto. Quando un giocatore torna in cima, innanzitutto prende i 20 punti del segnalino maestria. Dopodiché si attiva la fine della partita. Si mette il meeple che è tornato in superficie in questa zona. Tutti i giocatori fanno il loro turno normalmente. Dopodiché, al posto di giocare, il giocatore che è tornato su, che ha il meeple là, si sposta di uno spazio a destra. Durante il suo turno, anziché muoversi, il drago attacca, quindi vengono ripresi tutti i clank, messi in saccoccia, e attacca con la propria forza più uno in questo caso. Quando questo si troverà qui, attaccherà con la propria forza più 2. Quando questo si troverà qui, con forza più 3. Quando si trova sull'ultima casella, semplicemente i giocatori che non sono riusciti a uscire sono morti definitivamente e irrimediabilmente. Da notare che in un'ipotetica partita a 3 giocatori, in cui un giocatore è ancora qui sotto, il drago attacca solo una volta. Il secondo giocatore uscito eventualmente non viene piazzato su questi simboli. Se un giocatore muore sotto questa linea, ovvero nel sotterraneo, che è questa, perde tutto, cioè finisce a 0 punti. Se invece si è riusciti ad arrivare almeno in superficie, non prendono il gettone bonus di maestria, però i punti vengono comunque conteggiati, per cui se uno è stato bravo a prendere tutto e arrivare almeno in fortezza, potrebbe ancora riuscire a vincere. Tutti quelli usciti invece si prendono il gettone maestria e contano i loro punti. Ricordo che i punti si trovano sui gettoni vari che si possono prendere, sugli artefatti eccetera eccetera, e anche sulle carte, perché ad esempio questa carta fornisce un punto. Le monete, ripeto, danno un punto ciascuna, ogni moneta. Una volta sommato tutti i vari punteggi che si hanno, chi ha più punti è ovviamente il vincitore. Ci sono ancora 2-3 cosette da spiegare. Ad esempio, le carte viola sono delle carte congegno. Queste, quando vengono acquisite, vengono gettate, cioè sono una bonus usa e getta. In questo caso, ad esempio, quando compare questa carta, permette di mettere 3 cubi neri nel sacco, e quando lo si prende pagando 2 si può decidere di ottenere una moneta o un punto vita. Ci sono delle carte come questo che aumentano i cubi pescati,
finché ad esempio questo mostro non viene ucciso, il drago pesca un dado in più quando viene attivato. E ci sono poi le gemme, che sono delle carte particolari che praticamente danno un bel po' di punti, però quando vengono acquisite danno dei clank. Per quanto riguarda i bonus maggiori, questa è una pozione che quando la si decide la si può tenere, e quando la si decide di usare ti fa guadagnare ovviamente 2 punti vita. Questo vale come una moneta da 5 monete d'oro. Questo, quando lo si prende, bisogna subito usarlo per acquistare carte per un valore di 5 più ovviamente quello che si ha in mano eventualmente. Questo da 7 punti è una, diciamo, non conta come un artefatto, e quindi da 7 punti in più a fine partita. E questo ti permette subito di pescare 3 carte da poter utilizzare in aggiunta alle 5 classiche. Per quanto riguarda invece i segreti minori, questo è come quello di prima, solo che vale solo 2 punti abilità. Questa e questa sono 2 pozioni, una che ti permette di muoverti di uno spazio quando si vuole, e questo vale come 2 spade. Questa è un punto vita. Invece abbiamo poi già visto gli effetti dell'uovo di drago, e questa è una moneta come fosse una moneta di valore 2. E infine c'è questa, che quando viene pescato alla fine del proprio turno bisogna scegliere una carta fra quelle scartate o quelle nell'area di gioco giocate e toglierla dal mazzo, rimuoverla proprio dal gioco, quindi utile per magari togliere dei clank o delle carte che non si vogliono più tenere. Clank è uno dei giochi che ho giocato di più. Per un certo periodo ho giocato praticamente quasi solo a quello, soprattutto sia col gruppo sia con mio figlio. È un gioco molto veloce, in un'oretta si gioca, è un gioco molto semplice, è proprio un deck building base. Ha dei twist molto interessanti, perché il fatto di potersi muovere su mappa prima di questo gioco era una novità assoluta, e soprattutto a me piace il fatto che bisogna tenere sempre d'occhio gli avversari, perché se si decidono di correre, devi di conseguenza decidere di correre anche tu. Per cui tempi morti 0, molto veloce, semplice da giocare. Esistono 2 espansioni, una sicuramente in italiano, mi pare anche la seconda. Esiste anche una versione single player con l'app, esiste la versione ambientata nello spazio con relativa espansione, e dovrebbe essere in uscita la versione Legacy. Come al solito, grazie per avermi visto fino a qui. Se avete dubbi, suggerimenti, commenti, qualsiasi cosa, scrivetemi e vedrò di rispondervi quanto prima. Buona serata, buon gioco e alla prossima volta. Ciao! Ciao ciao!